contratto tra la proprietà e gli istituti di credito sulle garanzie che si devono mettere in campo per poter riaprire il credito, quindi finanziamenti, scontare le fatture. Chiaramente qual è sempre il rischio di fronte a questo confronto, a questo scontro di diverse vedute tra proprietà e banche? Che a rimetterci sia l'azienda che siano i lavoratori, quindi le istituzioni quello che vogliono è evitare proprio questo, cioè che in questo momento di confronto tra i due si perda tempo, l'azienda perde commesse, smette di lavorare, va verso uno scenario di chiusura e quindi poi a rimetterci in tutto questo confronto tra la proprietà e le banche siano i lavoratori e sia anche il territorio che perde un'azienda importante che produce, tra l'altro produce prodotti di mercato che teoricamente dovrebbe essere un mercato che tiene ancora e che ha prospettiva, perché se ci molla anche l'alimentare il vostro comparto, davvero per il nostro paese c'è un futuro non molto positivo. Quindi dopo un incontro che si è tenuto martedì, un incontro abbastanza informale, ecco, chiesto dall'organizzazione sindacale al quale ho partecipato io un po' mi intrufo dappertutto, cioè, ma sono diventato un po' oltre a volte quello che è il mio ruolo, ma prima o poi mi metterà anche in galera, porterete la lancia, a cui ho partecipato anch'io. È stato un incontro in azienda che non ha dato buon fine, non ha dato buon esito, perché queste divergenze rimangono, cioè le banche, noi siamo di fronte a una situazione un po' surreale, abbiamo un'azienda che ha delle commesse, che ha degli ordinativi e chiaramente ha delle difficoltà, non viene a nasconderlo, e c'è una disponibilità degli istituti di credito di riaprire i finanziamenti, chiaramente a determinate condizioni, eppure tutto è bloccato perché quelle condizioni poste vengono ritenute insostenibili da parte della proprietà, non giuste da parte della proprietà. Potete capire